400.000 utenti da lunedì potrebbero ricevere un SMS con l'invito di andare a fare la spesa in campagna. Riceveranno senz'altro da lunedì un SMS. Chi sono questi 400.000 utenti? Sono coloro i quali si sono rivolti per loro 7.30 al nostro CAF, al CAF CIA, che appunto li invierà a loro questa comunicazione. Perché? Perché il CAF CIA ha fatto una convenzione, un protocollo d'intesa con spese in campagna e turismo verde, e quindi questi contribuenti potranno andare presso le aziende che fanno spese in campagna o presso gli agriturismi e avere uno sconto del 10% sulle tariffe praticate. Nel suo intervento all'interno del convegno spiegava anche che è ormai abitudine consumare il prodotto direttamente in azienda. Diciamo che è un'opportunità che è stata offerta da una legge del 2013 che consente alle aziende agricole che fanno vendita al dettaglio, quindi fanno vendita diretta, di poter consentire appunto agli avventori, ai fruitori, agli acquirenti i loro prodotti di consumare quel prodotto direttamente nel luogo dove lo acquistano. Quindi se lo acquistano in azienda possono consumare quel prodotto in azienda. E qual è il valore di questa possibilità? Il fatto che poi il fruitore, il cittadino, può assaporare il prodotto e poi, gustando la qualità del prodotto, può acquistare più prodotto rispetto a quello che pensava di acquistare. Quali sono le forme per fare la vendita di prodotti agricoli? Sono diverse e anche molto interessanti. Si va dalla vendita in azienda, direttamente in azienda, alla vendita in spazi aziendali, anche al di fuori dell'azienda, quindi locali aperti al pubblico, alla vendita presso aree pubbliche attrezzate, quindi mercati rionali, mercati comunali e quanto altro, a quella che non è più, cioè una vendita in aree private su cui ritengo che necessariamente il Ministero debba ripensarci, perché è un'opportunità offerta alle imprese, e la vendita attraverso l'e-commerce, che è un canale che anche come spesso in campagna noi vogliamo valorizzare. Quindi sono numerose le opportunità che hanno le imprese di vendere i loro prodotti, ma anche numerose le opportunità che hanno i consumatori di acquistare i prodotti dalle aziende agricole. Qual è l'elemento che ci tengo un po' a sottolineare, che qualifica un po' questa iniziativa della Confederazione Spese in Campagna, e cioè che andiamo a vendere esclusivamente prodotti ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola, quindi prodotti dell'azienda agricola, no? per cimentare il rapporto fra produzione e anche territorio e azienda stessa.